le sue mani lo hanno formato, hanno plasmato la terra. Venite, applaudiamo al Signore, alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa santa liturgia, chiediamo umilmente il perdono dei nostri peccati, per vivere il Vangelo ed essere sale della terra e luce del mondo. Signore, che ci doni di essere sale della terra, abbi pietà di noi. Cristo, che nella follia della croce ci raduni e ci rendi chiesa, abbi pietà di noi. Christe eleison. Christe eleison. Signore, che nel battesimo ci hai resi luce del mondo, abbi pietà di noi. Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Ti glorifichiamo, ti rendiamo.
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che nella follia della croce manifesti quanto è distante la tua sapienza dalla logica del mondo, donaci il vero spirito del Vangelo, perché ardenti nella fede e instancabili nella carità, diventiamo luce e sale della terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Parola del Signore. Il giusto risplende come luce. Spunta nelle tenebre luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Il giusto risplende come luce. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarai il ricordo del giusto. Cattive notizie non avrà da temere. Saldo è il suo cuore,
confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme. Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre. La sua fronte si innalza nella gloria. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Cristo Gesù e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Onore a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, le letture che abbiamo
appena ascoltato e che la liturgia propone per questa domenica quinta del tempo ordinario, lasciano emergere chiaramente ancora una volta il tema della luce, ma potremmo dire anche quello della sapienza, una sapienza nuova che scaturisce dal paradosso della croce. Il profeta Isaia, nella prima lettura, anticipa per certi versi il senso delle parole di Gesù, che nel brano evangelico appena proclamato vuole far giungere anche a noi oggi, come allora ai suoi discepoli, il suo messaggio attraverso il linguaggio parabolico. Dice il profeta: se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Queste parole, dicevo, acquistano maggior senso e significato nel brano evangelico. Gesù invita ad essere e ad attuare quanto auspicato dal profeta. La vita di fede impegna l'uomo nel suo cammino unitario. Non può esserci dualismo nella nostra vita, cioè non c'è divisione fra culto e vita. A volte sembra quasi che la nostra celebrazione è un momento della nostra giornata domenicale, casomai, ma poi ecco si ritorna alla vita quotidiana, e sembra quasi che noi per primi, ecco, non facciamo sì che davvero il culto, cioè quello che celebriamo, e la nostra vita siano una cosa sola. L'uomo di fede vive la verità della parola di Dio negli atti quotidiani. La vita di chi crede in Dio è scandita proprio dall'impegno a mettere in pratica ciò che dice il Signore. Chi prende consapevolezza di questo diventa ciò per cui è stato creato, realizza cioè ciò che è diventato per il battesimo ricevuto. E che cosa siamo diventati noi con il battesimo? Siamo diventati sale della terra e luce del mondo. Gesù ci dice di entrare allora in questa logica, nella sua logica, di essere cioè in linea con Lui. Anzi, ci dice che già lo siamo. Infatti, se ci abbiamo fatto caso, Gesù utilizza il presente. Dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Siamo chiamati ad essere sale, cioè sapienza nuova. Siamo chiamati ad essere luce che rischiara le tenebre. Ma Gesù stesso evidenzia anche il rischio di non diventare ciò che siamo, cioè di non essere poi concretamente ciò che siamo, ciò che abbiamo ricevuto con il battesimo, di creare cioè una frattura deleteria fra vita e fede, e di non risplendere e di non rispondere a quanto ci chiede il Vangelo. Se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Se la lampada accesa la si nasconde sotto un secchio, come potrà fare luce a tutti quelli che sono nella casa? A volte, carissimi fratelli e sorelle, corriamo davvero anche noi questo rischio a causa di una cattiva condotta, a causa della nostra superficialità, del nostro orgoglio, delle nostre disattenzioni.
a volte siamo noi i primi a creare situazioni non buone, situazioni di oppressione, di indifferenza. Siamo noi i primi a puntare il dito verso i fratelli che sbagliano e casomai a giudicarli con cattiveria. Siamo noi i primi a dare una controtestimonianza e a gettare ombra sulla vita della gente, anziché essere luce. Proprio noi, che dovremmo invece essere il sale della terra e la luce del mondo. Proprio noi che dovremmo dare in ogni momento ragione della speranza che è dentro di noi e che ci fa dare il senso giusto all'esistenza e alle cose. Noi possiamo e dobbiamo offrire al mondo la chiave di lettura della bellezza della vita e di tutto ciò che ci circonda. Siamo chiamati a dare sapore alla vita del mondo e ad essere luce per gli altri con la nostra testimonianza di fede. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettura, sintetizza il senso della sua predicazione, della sua testimonianza, con un'espressione chiara e precisa. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Annunziare e testimoniare Cristo ed il mistero della sua morte in croce significa proprio proporre al mondo di accogliere e di entrare nella logica nuova di chi, per obbedienza a Dio, per obbedienza al Padre, ha portato a compimento il disegno di salvezza. La croce, carissimi fratelli e sorelle, con la sua simbolica paradossale, essendo strumento di dolore e simbolo di morte, è divenuta invece per noi cristiani simbolo di salvezza, simbolo di sapienza, di luce, di vita e soprattutto simbolo di redenzione. Nel mondo possiamo essere luce non mediante l'eccellenza della nostra parola o della sapienza umana, ma possiamo essere luce mediante l'amore di Cristo crocifisso. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. L'Apostolo Paolo, carissimi fratelli, in qualche modo invita anche noi oggi a non fidarci di discorsi persuasivi di una sapienza umana, ma a fidarci della croce di Cristo e della potenza dello Spirito Santo che sempre viene in aiuto alla nostra debolezza. Le parole dell'Apostolo, tra l'altro, ci ricordano anche l'esperienza di un grande uomo, di un grande sacerdote, di un grande frate che ha vissuto proprio qui a San Giovanni Rotondo, l'esperienza di Padre Pio, che è stato crocifisso insieme con Cristo e ha portato questi segni sul suo corpo per oltre 50 anni. In una lettera al suo direttore spirituale, Padre Agostino, così scrive Padre Pio: quanto è dolce il nome croce. Da questa breve espressione, che evidenzia, potremmo dire, uno dei tratti caratteristici della spiritualità di Padre Pio, ecco, scaturisce anche per noi l'invito a proseguire con costanza in questa scuola. La croce, fratelli e sorelle, è scuola di perfezione. E come scrive ancora Padre Pio, dobbiamo però stare attenti, perché anche in questo ci può essere un rischio pericoloso. Non dobbiamo mai separare la croce dall'amore a Gesù, altrimenti quella, cioè la croce, senza Gesù diventerebbe un peso insopportabile
alla nostra debolezza. Solo se impariamo a cogliere l'amore di Cristo vedendolo sulla croce, morto per noi, riusciamo a comprendere come questo simbolo non è più un simbolo di morte per noi, non è più un simbolo di distruzione, ma è un simbolo di amore e di salvezza. L'esperienza mistica di Padre Pio può insegnare tanto anche a noi, che siamo proprio attratti dal suo esempio di santità. L'amore appreso e sperimentato sotto la croce diventa slancio e vitalità, forza e consolazione, sicurezza e conforto, diventa luce ed esperienza vera dell'amore misericordioso di Dio. Sotto la croce, fratelli e sorelle, guardando a colui che è stato trafitto, a Gesù crocifisso, apprendiamo proprio l'amore che Dio ha per noi. E veniamo anche noi educati ad amarci tra di noi come veri fratelli e figli di un unico Padre. Da questo ci riconosceranno, da come sapremo amarci gli uni gli altri. Non dimentichiamolo. Solo questo può essere il nostro tratto distintivo, può dimostrare il nostro essere veri cristiani, da come sapremo amarci gli uni gli altri. Chiediamo allora, fratelli e sorelle, la forza dello Spirito Santo e anche l'intercessione della Vergine Maria, proprio perché impariamo anche noi a saper sostare sotto la croce, per contemplarla, ma soprattutto per attingere quella sapienza che ci fa essere sale della terra e luce del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo, perdono dei peccati. Mi aspetto la risurrezione dei morti nella vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli, sorelle, il Signore ha bisogno di noi uomini per annunciare il Vangelo.
Chiediamogli che ci renda capaci di rispondere prontamente al suo appello. Con fiducia chiediamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché porti al mondo la luce di Cristo e doni speranza e fiducia agli uomini in tutti i punti della terra. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i malati nel corpo e nello spirito, perché nel loro percorso di sofferenza possano trovare nella fede in Cristo la forza e la speranza per andare avanti. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i giovani, perché accolgano l'invito di Gesù di essere luce del mondo attraverso un impegno cristiano attivo e fecondo tra i fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per la nostra comunità, perché sia aperta e sensibile nei confronti dei fratelli, testimoniando una fede matura e sincera. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. E vogliamo anche nel silenzio del cuore elevare al Signore tutte le nostre intenzioni personali e tutte quelle intenzioni che ci sono state affidate e consegnate. Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre, perché sappiamo diventare in mezzo agli altri come il sale che dà sapore all'esistenza e la luce che orienta alla verità. Per Cristo nostro Signore. Tu sei la luce, tu sei
gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Tu sei la luce, tu sei la vita, a te la lode e la gloria, Cristo Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Il pane e il vino che hai creato, Signore, a sostegno della nostra debolezza, diventino per noi sacramento di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo esultanti la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella attesa della tua venuta, nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Michele Arcangelo, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma libera.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.
glorioso frutto della vigna del Signore. Preghiamo. O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti al Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica e buon pellegrinaggio. La più bella di te.
Siccità, raccolti distrutti, mesi senza cibo. Migliaia di bambini lottano per sopravvivere alla fame.